Domenica 13 aprile alle 21:15 presso il Duomo di Fano ci sarà il tradizionale concerto che la Cappella Musicale del Duomo propone per la Settimana Santa. E le musiche della Passione quest'anno avranno come filo conduttore la Via Crucis, infatti il titolo del concerto sarà O Crux Ave. Ci saranno due lettori, Clara Maria Puglisi e Andrea Pagnoni, che leggeranno delle meditazioni tratte dalla Via Crucis che Papa Francesco ha celebrato l'anno scorso, il Venerdì Santo. E i canti che saranno proposti dalla Cappella Musicale del Duomo e dai Pueri Cantores, diretti dal maestro Stefano Baldelli, andranno dalle laude medievali alla musica polifonica di vario periodo fino a quella contemporanea. Alcuni brani all'organo saranno accompagnati dal maestro Alessandro Fericioli e poi avremo come graditi ospiti gli allievi dell'orchestra d'archi Nova Civitascale di Cagli, diretti dalla maestra Claudiana Babo, che è anche docente presso l'Istituto Diocesano di Musica Sacra. E vi invitiamo a partecipare perché è un modo per meditare insieme i giorni che sono più importanti per noi cristiani, è un modo per scambiarci anche gli auguri per una buona Settimana Santa e per una felice Pasqua. Concludo dicendo, siamo molto orgogliosi di comunicare che a maggio la Cappella Musicale del Duomo sarà protagonista di uno scambio ecumenico. Infatti, dal 18 al 20 maggio andrà in Inghilterra e visiterà le comunità di St. Albans, che è anche gemellata con la città di Fano, e di Sharnbrook, grazie all'ospitalità di padre Thomas Sanders, che è uno dei sacerdoti che è venuto quest'anno alla veglia ecumenica in Duomo.